Perché tutti gli esseri viventi hanno una fine? Punto di domanda. Ebbene, io cercherò di rispondere a questo interrogativo creando il video che stai vedendo. Innanzitutto, dobbiamo subito dire una cosa, ed è di basilare importanza, ed è che non ci può essere una vita se non c'è ovviamente la morte, e non ci può essere la morte se non c'è ovviamente prima la vita. Quindi la morte va in funzione della vita e la vita stessa va in funzione della morte. Già nel momento in cui nasce un essere vivente, sia che sia un essere umano che un essere per l'appunto animale, devi sapere che è incluso il fatto, il problema, tra virgolette, della morte, della appunto fine ultima. Ed è, diciamo così, qualcosa di concreto, di reale. Purtroppo la morte esiste, che ci piaccia o no, dobbiamo purtroppo fare i conti con questa entità che colpirà ognuno di noi, ma più nello specifico tutti gli esseri viventi, quindi sia animali che esseri umani. Detto ciò, però, per quanto riguarda noi esseri umani, ti dico subito che per noi, se fossimo eterni, avremmo un'esistenza noiosa. Perché? Perché diciamo così che la morte, sapere che dovremo morire un giorno, ci fa rendere conto del fatto che siamo terreni e al tempo stesso abbiamo come punto finale questo, abbiamo come meta questa che diciamo così a tutti è riservata, e sapendo questo, gli esseri umani si mettono nella condizione di svolgere le attività che vogliono, che desiderano, rendendosi conto che un giorno avranno una fine. Diciamo che quindi la funzione della morte è una funzione altamente istruttiva e non distruttiva. Perché, punto interrogativo, molto semplice, perché una persona si rende conto che un giorno non ci sarà più e quindi ogni giorno svolgerà le attività che vuole svolgere al fine di arricchire se stesso, ma anche arricchire gli altri e soprattutto rendendosi conto del fatto che un giorno dovrà perire per sempre. Sapendo qui di questo, ecco che l'essere umano si ingegna, ecco che l'essere umano passa il tempo trovando hobby, trovando interessi, trovando anche degli obiettivi che per forza di cose si pone. Io sfido tu che mi stai ascoltando, che puoi essere un uomo o una donna, un ragazzo o una ragazza, a dirmi se effettivamente non è come ti sto dicendo. Anche tu penso che ti sei puntato, se ti sei messo degli obiettivi che intendi, diciamo così, portare a compimento, portare a, diciamo così, nuova vita. Così è, chiamiamolo, l'obiettivo dell'esistenza, e questo è il ruolo istruttivo, altamente istruttivo, che ha la morte, il ruolo determinante della morte. La morte quindi serve di fatto a farci rendere conto, a farci, diciamo così, capire che dobbiamo sbrigarci a fare le cose che vogliamo. In questo modo qui passiamo il tempo e soprattutto miglioriamo noi stessi, il pianeta Terra e le persone che ci circondano. Pensa invece se tu, ma anche io, ma tutti gli altri esseri umani, fossimo e fossero immortali, vivremmo un'esistenza piatta, piatta, piatta e ripeto ancora piatta. Perché tanto la cosa che faccio oggi la posso fare domani, la cosa che faccio dopodomani la posso fare ancora tra altri giorni ancora. La cosa che non faccio, diciamo così, oggi ancora, ripeto, la posso fare quando voglio, proprio perché ho il dono, tra virgolette, della immortalità. Invece è importante rendersi conto che abbiamo, diciamo così, la vita, ma abbiamo ovviamente anche la morte, che, diciamo così, è utile, è fondamentale al fine di, diciamo così, rendere l'esistenza umana migliore, perché in questo modo qua noi possiamo migliorarci, migliorare e soprattutto arricchire
l'esistenza umana e soprattutto il pianeta Terra, pianeta in cui noi siamo, tra virgolette, costretti a vivere una vita di tipo terreno. Ecco, io penso che questo sia un video abbastanza utile, un video che, diciamo così, può essere di grandissimo aiuto per capire, per rendersi conto del fatto che sì, siamo finiti, siamo esseri finiti, sì, siamo esseri con un corpo, ma probabilmente siamo esseri anche con una anima. E la morte non bisogna vederla con una connotazione solo negativa. Sì, dobbiamo morire tutti, è vero, che schifo, che tristezza, probabilmente non c'è dopo, non c'è nulla dopo la morte, probabilmente è vero, ma vederla con occhi altamente, diciamo così, diversi. Proprio perché la morte serve, ha una importanza fondamentale ed è quella di farci rendere conto che un giorno finiremo e quindi dobbiamo essere pronti tutti noi esseri umani a, diciamo così, svolgere le attività che vogliamo al fine di arrivare poi all'appuntamento finale con Dio, per chi ci crede, in cui noi siamo stati esseri completi, in cui abbiamo preso per esempio i sacramenti, in cui ci siamo sposati, abbiamo fatto dei figli, abbiamo creato una famiglia, abbiamo arricchito gli altri con i nostri video, per esempio. Bene, questo è quello che mi sento di dire. Un'altra cosa importante da dire a proposito della morte è che una vita senza morte non può essere considerata come vita. La vita ha un inizio, la vita ha però anche una fine, una scadenza naturale. Come tutte le cose, guarda, guarda, le cose per esempio degli anni 90, un computer degli anni 2000, oggi è impossibile che lo trovi. Oggi probabilmente si è estinto. Troverai forse in qualche mercatino dell'usato qualche modello piuttosto obsoleto, ma non credo che troverai un computer, diciamo così, di qualità eccellente, come quelli che di recente ci sono oggi come oggi. Bene, spero, auspico, mi auguro di aver detto tutto in questo semplice ed umile video di oggi, augurandomi che ti sia stato d'aiuto per capire l'essenza più intima che l'esistenza umana, diciamo così, possiede al suo di dentro, perché mi ricordo a tutti che sì, siamo un corpo, ma siamo anche un'anima, perché chi è che mi fa muovere le mani? Chi è che mi fa muovere gli occhi? Chi è che mi fa muovere la bocca? Sì, è il mio cervello, ma questo cervello chi è che lo muove? Chi è che muove questo cervello? È l'anima, l'anima che io non vedo ma che è presente nel mio corpo e quindi grazie all'anima io muovo me stesso. Così come il computer, io lo posso utilizzare grazie a Windows perché io qui in questo computer trovo Windows 7 oppure potevo trovare Linux, Ubuntu, Puppy Linux, eccetera, eccetera, eccetera. Così io ho la possibilità di, diciamo così, vivere la mia esistenza grazie all'anima, che è diciamo così, il sistema operativo del corpo umano, che dà le istruzioni al corpo umano. Fai questo, fai quello, muoviti, parla, muoviti, muovi la testa, diciamo così, muovi il corpo, apri la bocca, disquisisci, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutte azioni che vengono dal cervello in primis, ma il cervello è mosso dal ragionamento e il ragionamento proviene dall'anima, è l'anima che fa agire il cervello, fa agire il corpo e tutto il resto. Bene, spero, auspico di essere stato chiaro, di essere stato abbastanza concreto ed esaustivo al fine di far capire a tutti come dal mio punto di vista stanno le cose. Quindi non vedere la morte con un occhio distruttivo, con un occhio triste, con un occhio di puro amareggiamento, ma guarda invece il fine ultimo, quindi la morte, con un occhio altamente istruttivo, quello di farci rendere conto che dobbiamo vivere l'esistenza umana perché un giorno ce ne andremo tutti via da qua e quindi bisogna compiere tutte le cose che si vogliono al fine di arricchire te stesso, me stesso e tutto il pianeta Terra. Grazie, quindi mi raccomando, pensa alla morte, a quello che
Ti ho detto perché il ruolo fondamentale della morte è questo, quello di renderci e di rendersi conto del fatto che siamo, diciamo così, esseri finiti, ma esseri che hanno un cervello e anche una parte, diciamo così, razionale. Il raziocinio ci deve essere. Bene, ripeto, grazie ancora a voi tutti, esimi utenti di YouTube. Iscrivetevi, commentate, un caro saluto e al prossimo video da Leandro Smelli di Roma, alias conoscitore italiano.